Allora, Maurizio, io non so se tu sia un mago o un oiettatore, perché cioè, parli dell'allenatore che va bene, lo cambiano. No, non sono né un mago né un dittatore, mi dispiace anche perché personalmente ho stima come persona di mister Mariotti. Quello che io ho detto Leo, a questa, diciamo, questa telecamera, sempre insieme a te le altre giornate, è che secondo me l'Arezzo purtroppo non ha un'identità e questo Leo l'abbiamo visto bene domenica. Domenica abbiamo incontrato il San Donato, una partita che potevamo anche vincere sicuramente, una partita giocata per certi versi anche tatticamente in un modo nuovo che ci aveva portato anche con un po' di fortuna a un vantaggio, però. Se guardiamo la partita, il pareggio è meritato, il San Donato ha giocato nettamente dal punto di vista del gioco meglio dell'Arezzo, si vede che è una squadra più organizzata, si vede che in questo momento 5 punti di differenza Leo ci sono. E quindi secondo me la società ha fatto questa valutazione che io reputo corretta, purtroppo nel calcio paga sempre l'allenatore, ma è lui che chiaramente mette la squadra in campo e che fa delle scelte, ha scelto la società di esonerare Mister Mariotti, di promuovere Andrea Sussi dalla Juniores, hanno vinto il Primavera 3 per cercare di dare una scossa, ma soprattutto per cercare di dare una vera identità a questa squadra che secondo il mio modesto parere non ha mai avuto. Il San Donato domenica ha dimostrato di essere la squadra con le idee chiare, l'ha reso un po' di meno. 5 punti non sono tanti, ma il tempo per recuperare c'è, ma bisogna chiaramente cambiare marcia. Perché ovviamente passa una sola. Ovviamente passa una sola, ma soprattutto indipendentemente dalla possibilità che potrebbe passare anche la seconda dopo vari spareggi, l'Arezzo è costretta a, diciamo, a giocare un campionato in prima posizione, deve giocare per vincere il campionato, anche perché ha una squadra tecnicamente all'altezza di questo risultato, forse tatticamente non c'è. Vediamo se Andrea Sussi riuscirà a dare questa identità. Domenica abbiamo una partita difficilissima già col Poggi Bonsi, che è quarto in classifica. Terzo in classifica, ai stessi punti dell'Arezzo, quindi chiaramente c'è un altro bivio. L'Arezzo deve dare dei segni di riscossa, dei segnali di ripresa, altrimenti la vetta si allontana. Allora, la rubrica si chiama Amaranto, ma come fai a non amare Maurizio Polverini, che è proprio e sei il calcio. Se io te dovessi Se ero il dire. calcio allenavo, No. se ero il calcio allenavo non facevo un altro lavoro, però a me mi Allora, piace, no, ascolta, diciamo che io a me mi credo, piace il fa calcio, l'avvocato ecco, ma è direttamente. meglio che faccio l'avvocato, dice, va bene.